Nate. Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai. I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro che serviranno meno giorni. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok. Ok. Porco diesel! Dunque, cosa sperate di trovare qui? Dalla mappa si notano diverse strutture intorno al vulcano. Avamposti abbandonati, alcune torri di vedetta. Torri di vedetta? Avery era l'uomo più ricercato del mondo. Se si nascondeva qui, non poteva farsi sotto. E una di quelle torri si trova alla base del vulcano. E lì c'è il tesoro di Avery. Facciamo le dita. Ok, ciao a tutti ragazzi, bentornati su un nuovo video. Siamo all'episodio 10 di Uncharted 4 e siamo in Madagascar, ma vi rendete conto di che cacchio di ambientazioni hanno creato? Ah, questo era nella prova in Australia, credo. In teoria qua sopra ci dovrebbe essere un tesoro. Infatti. Ragazzi, ma quanto è bello! Cioè, sto gioco mi sta facendo implodere letteralmente. Ok, premi giù per trovare il veicolo. Ok. Niente di interessante. Vediamo se salgo dal davanti cosa succede. No, da boh! Cioè, allora, queste qua sono stronzate, ok? Ma niente di che. Anche come sale, è allucinante. Oddio, oddio. Quante probabilità abbiamo che... Oh mio Dio! Zero, è inattivo. È la prima cosa che ho controllato. C'è una cascata. Devo andare alla cascata. Non mi importa. Sally, mi stai dicendo che hai davvero svolto delle ricerche? Non puoi essere sempre tu, sappiamo. Guarda, grotta. Ah, lo sapevo, c'è una grotta. Questa è un'avventura da pirati. Hai 7 anni. Ok, mi facci passare che devo andare a vedere cosa c'è. Ok, c'è una cassa da tirare giù. Venghi giù lei. Prima volta per uno scambio. Ridico. Venghi giù lei. Ok. Penso che vada qua. Oh yes. Oh yes. Wow. Un'annotazione. Non è come pensi per una volta. C'era soltanto affinità di vedute. Comunque si è trasferita in Brasile. Non la vedo da diversi anni. Potresti passare a trovare. Che figata. Ed era una cosa, penso, completamente opzionale. Oh, wow. Ok. Lo faccio. Buon bagno, ragazzi. La prossima volta
casa aperta. Beh, anni che non facevo il tuo dolce inuccio. Ma che grafica stupefacente è questa? Te lo credo che la PS4 vola su Saturno. Orco diesel, vecchio. Ok, forse ho preso la strada giusta. No, ho preso la strada sbagliata. Ottimo. Quindi giriamoci, torniamo a... Vabbè, io non ci credo, cioè... Raga, ma lo riuscite a capire a che livelli siamo arrivati? Ancora gente. No, vabbè. Forza, andiamo, andiamo, andiamo! Hanno fatto apposta! Hanno messo le rocce per far sì che la trazione della macchina vada di più sulle rocce. Oh, oddio, muoio. Sto ponte cade di sicuro, allora, ci gioco quel che vuoi. Ostrega. Ostrega. Si fa presto a parlare quando guidano. Ostre. Tranquilli. Va tutto bene. No, no, ok. Ok. Mi hanno dato la patente mica per niente. Oh, wow. Sempre più in alto. Sempre più in alto. È entrato del pacco in bocca. Ma davvero? Ok, dovremmo andare sulle rocce per la trazione. Ok, roccia 1. Nathan, le rocce. Ho capito. Ci sto andando sulle rocce, similar se... No, niente, dobbiamo prendere un po' più di spinta, ragazzi. Rocce, 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 rocce. Rocce, perfetto. Ok. Ottimo. Dai, su. Okay. Bravissima. Eh sì. Avanti così. Ok. Oh! La mia povera schiena. Ok, ormai sali ragazzi al rottame. Puliamo un po' la macchina. Tracce di pneumatici. Qualcuno è passato da qui. Wow, che figata! Vai lemuri! Ehi, lassù, sulla collina. Sembra una torre. Ora si ragiona. Ok, scendiamo. Ehi, Victor. Che parlavano? Ah, tuo fratello voleva un fuoristrada con Berricello. Hai tirato fuori i soldi per il Berricello, ma hai risparmiato sulle sospensioni. Importante, siamo sullo sterrato. Può piovere, può esserci fango. Capito quanto lei ci tenesse. Ha chiesto il tuo. Avrebbe fatto con me. Scommetto che in questo dannato... Oh, oh! Ragazzi, ma io sto male, cioè... Ma lo vedete soltanto la fisica delle sospensioni? Come si muove la macchina sul terreno? Come si muove sulle rocce? Ma... Pensi che Edery, Tew e altri grandi pirati abbiano messo insieme i loro tesori e li abbiano portati qui a questo? Chi lo sa, forse per proteggersi. Avevano le autorità britanniche addosso. Già, magari lui... Sassi, vai sui sassi. Ascoltaci, ma chiaramente devo le terine nascondigli. Le. E su un cazzo, c'è troppo fango. Giù. Apprezzo il tentativo. Controlliamo la torre. Ok, controlliamo la torre. Guarda, ma che bello, che bello. Sì, queste rovine devono essere dell'epoca di Avery. Oh mio Dio. Wow. Sam, guarda. È il sigillo di Christopher Condon, capitano della Fiery Dragon. Faceva base in Madagascar ai tempi di Avery. Quindi Avery avrebbe reclutato capitani pirata per usarli come vedette. Non ha senso. No, infatti. Forse ogni capitano era responsabile della torre e forniva uomini per presidiarla. Ad ogni modo, questa non è l'ultima tappa del nostro... Ah, lo sapevo. Aia! Questo? Ah, un taglio nella corteccia. Devono aver legato qualcosa là. Il vericello! Il vericello, ecco come possiamo salire. E questa cosa mi ricorda un sacco Jurassic Park 1. Il fuoristrada ha un vericello. Quando il ladro dell'embrione cerca di scappare appunto dal parco per consegnarlo a la, tra virgolette, ditta nemica, possiamo dire. No! Dove va? Venghi qui!
Ok, devo riandare alla porta. Ho premuto cerchio per sbaglio perché volevo rotolare. Vabbè, ci rifacciamo il giro lo stesso. E in pratica cerca di scappare appunto legando il verricello all'albero, ma poi viene appunto attaccato dall'allosauro che era all'interno della Jeep, che appunto lo avvelena e lo uccide. Poi se lo magna. Era anche ciccione, quindi a posto. No! Te la stai spassando, eh? Più ripida di quanto sembri. Scusa, Sally. Dai, prova. Proviamo, andiamo. Si parte. Si parte. Piano. Ok. Piano. Oh. E ok. Verricello, valeva la pena. È solo una collina, non è ancora giustificato. Stacchiamo il verricello. Ecco, adesso col cerchio, sì. Vabbè, no, si è rotola da solo, raga. Ma ciao, ma ciao, davvero. Oh mio Dio. Signori. Wow. Spettacolare. Vate a immaginare. Siete pirati di successo. Per sfuggire all'oppressione del governo. Loro poveri perseguitati. Loro volevano solo ammazzare e saccheggiare in pace. No, no. Altre rovine, di sicuro c'è qualcosa. Ehi, esatto. Nasconderti dalla società, questa mi sembra un'ottima scelta. Ottimo. Un altro tesoro, vai ragazzi. Raga, cerco di non di prenderli i tesori, quelli che mi capitano, perché tutti non posso prenderli facendo i gameplay, se no, cioè, dovrei star qua fino a notte. Non è che mi dispiace, però io lavoro anche. Il Brasile riattraversato l'Atlantico fino al Sudan. E ce l'hanno fatta usando. Aspetta, ma c'è qualcosa di vedi, dopo mi perdo. Ma è enorme sto posto, madonna. Ecco. Vuol dire che per noi è stato facile. Vediamo se c'è qualcosa qui dentro. Dove vai? Controllo una cosa. Lo sapevo. Vedi il mio istinto da tombarolo, cioè. Ecco, giusto perché parlavo di ciccioni che venivano mangiati, eh. Ok. Ok, andiamo. Sam, cosa stavi dicendo? Sì, giusto. Voglio dire che per noi è stato facile. A me sembra comunque troppo lontano. Oh! Ah, minchia, mi è partita la macchina in modo allucinante. Va così, Li vedo. Aspetta. Dici? Cosa abbiamo? Soldati, cercano qualcosa. Sono di Nadine? Già. Figlio di puttana. Sembra abbiano trovato un avamposto coloniale. Quello sbagliato, vero? Questa è la buona notizia. Quindi ce n'è una cattiva. Quella è l'unica strada che porta al vulcano. Merda. Ma siamo in vantaggio. Che vuoi fare, Nathan? Fidatevi di me. Ok. Io li provo ad aggirare, forse... Oddio, è già lì? No, vabbè, raga, dobbiamo scendere. Mi spiace, ma... Boh, tattica Metal Gear iniziata. Erba alta. Velociraptor. Ok. Spammiamo come dei deficienti così da riuscire a... Ok, perfetto. E ok. Appena si gira facciamo una velocissima corsa verso... Ottimo. Andiamo di qua. Non ci dovrebbe vedere. Preso. Via uno. Ok. Prendiamolo che non si sa mai. Oh. Ok. Io direi di aspettare. Eh sì, perché comunque fanno tra virgolette una ronda, quindi... Prima elimino quello, poi quello. Raga, ma che figata! Hanno anche, tra virgolette, potenziato lo stealth da Dio. Ok. Preso. Guardate che Nate in questo è veramente cattivo, cioè... Ovviamente, cioè, sono mercenari, raga, mica gente così a caso. Sapevo che c'era qualcuno. Preso. Ok. Immagino che dovremmo salire. Esatto. Saliamo.
Mi sto muovendo anch'io come un gatto. Guarda che roba. Ok, proviamo. Oh. Sali. Perfetto. Perché ho visto che c'era un cecchino qua sopra, ragazzi. Infatti, eccolo. Preso. Ok. Ne mancano. Prendiamo la pistola così riusciamo a vedere meglio. Ostrega. Ok. Carrucola. Ah no, dobbiamo salire ancora di più per la carrucola. Andiamo. Ok. Carrucola. Perfetto. Ok, cerchiamo di raggiungere quello. Non mi ha visto. Ausi, hai collegato tutto quanto? È tutto pronto. Nadine ci autorizza. Ok. No, mi sa, ragazzi, che dobbiamo aspettare un attimino. Non c'è niente. Finiamo in fretta e passiamo oltre. Ok. Proviamo giusto da questa parte. Quelli stanno arrivando su. Sì, ma penso che abbiamo il tempo. Vediamo un po'. Ok. Preso. Mamma mia, ragazzi, mi avete fatto cagare sotto. Proprio, sai, letteralmente. Ok, ma io avevo visto che qua sotto c'era qualcuno. Va così, io. Avevo ragione. Preso. Ok. Ok. No, con questo in teoria... No, attiriamo l'attenzione. Chi manca? Oh, santo Dio. Ok. Dai, vieni, vieni. Vieni che ti aspetto. Ti giri? Proviamo. Ok. Ragazzi, ne mancano solo due. Oh, santo Dio. Di qua. Ok. Rischiamo. C'è una cosa, facciamo passarne prima uno e poi l'altro. Ok, uno è andato. Il secondo è andato. Ok. Via uno. Ragazzi, manca l'ultimo. Ok. Perfetto. Ne mancano degli altri? Cacchio, ne manca qualcuno? Chi manca? Non t'avevo visto. Proviamo? No. Tanto lui si china a guardare che c'è per terra e muore. Track. Fatti tutti? Ok, mi sembrano finiti. Wow, perfetto, ragazzi. Rafe e Nadine devono aver portato qui decine di uomini. Per trovare il tesoro gli basterà procedere per tentativi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bello, cioè, wow. È stato davvero figo. Cioè, hanno implementato uno stealth che è veramente, veramente figo. Eccoci tutti qua. E possiamo andare a sto punto. Vero? Ok. Però, ragazzi, avevo visto che c'era, appunto, il detonatore. Non è che tipo fa esplodere, c'è cioè un... sì. E di sicuro dentro... lo sapevo. Un altro sigillo. Adam Baldridge. A Kings Bay comandava lui. Mercante, schiavista, una canaglia a tutto tondo. Sei preparato? Già, la biblioteca. Ok, però niente tesori, penso. No, niente tesori. Però comunque abbiamo una notazione nuova. Vediamo. Esatto. Ottimo. Quindi la seconda torre, che era questa, era appunto di Adam Baldridge. Quindi, appunto, sono torri di avvistamento, come diceva Nate prima. E adesso... vediamo un po', risaliamo e vediamo di andare verso il vulcano, ragazzi. Ok, così vi ho fatto anche vedere, tra virgolette, una stradina per fare del buon stealth, diciamo. Comunque non ci siamo beccati. Porca Eva! Ragazzo, questi pirati hanno risparmiato sulle infrastrutture. Ho notato. Grazie, Sally, non l'avevo notato.
Ok. Qui ne leghiamo due. Perché se ne potrebbe legare uno, credo. Ho fatto una prova, così vediamo se effettivamente mi tira giù tutti e due allo stesso punto. Ma penso proprio di sì. Sì. Ottimo, ottimo. E ok, perfetto. Ancora il berricello, Sally. Possiamo salire. Non ero contrario al berricello, ero contrario a pagarlo una fortuna. Beh, alla fine ci ha salvato il culo per adesso, il berricello. Sally. Ok, dirigiamoci quindi verso il vulcano. Con Nadine. Perché? Che penso sia qua sopra. Contattarla e convincerla a ritirare i suoi uomini. Come no? Se le diamo una fetta maggiore. Aspetta, ma di là c'era una strada. Non è che per caso ci stiamo dimenticando di qualcosa. Bene, opzionale, Mike, se caso ci fa capire un po' di più della storia. Tanto qua ci sono delle rovine. E potrebbe esserci tranquillamente qualcosa, vero Frost? Vediamo un po'. Ah, sì. Rovine equivale tesori. Bitch. Pronti? Andiamo a vedere di qua se c'è qualcosa. Oppure è tipo uno strapiombo dove ci crepiamo. Stavo scherzando, ovviamente. Quindi torniamo sulla strada maestra, tra virgolette, e continuiamo la nostra ricerca. Vediamo un po'. Guardatelo. Eccolo. Guardate, shoreline. Già, sembrano fare sul serio. E sono terribilmente vicini al vulcano. Esatto. E se avessero già trovato il... Vediamo altre rovine, ragazzi. Sì, lì c'è. Trovato avrebbero interrotto le ricerche. No, non sembra poter. Sì, hai ragione. Salirci. No. Niente. Però qua c'è una strada. Guarda quel vecchio edificio. Ehi, Sam, posso chiederti come trascorrevi il tempo in prigione? Leggevo più che altro. C'era una guardia. No, non abbiamo abbastanza spinta. Quali libri? Di storia, qualunque cosa riguardasse Avery e gli altri piloti. Sai, in caso fosse uscito. Giusto. Libri a parte, facevo flessioni, fumavo, cercavo di tenermi fuori. Oddio, che legna che ho tirato. E riflettevo parecchio. Nient'altro. Ok, penso che questa sia la strada giusta. Sam, se eri amico di un secondino, perché non l'hai sfruttato per contattarci? Ci ho provato. Gli ho chiesto di spedire una lettera... Tuo fermo apposta. Mai ricevuta? Perché il direttore l'ha trovata. Mi hanno testato davvero per bene. E non ho mai più visto. Wow. Mi sono rifatto quando il direttore mi sono incellato. Wow! No. Frena tutto quanto. Qua sopra si può andare. Eh sì che si può andare. Figa, con i cavalli del mio macchinozzo ci vado tranquillamente. E infatti... Qui non ci sono carri attrezzi, Nathan. Bene, di cosa stavamo parlando? E infatti altre rovine e un altro tesoro. Vai così, Frost. Nathan. Mamma mia. Wow. Siamo quasi spaziale. Scusa, dicevi? Giusto. Oh. Sono rifatto quando il direttore... Torno subito. E queste... Ehi, pardon, torno subito. Tre tombe? Ok, diciamo che io sono abbastanza subdolo su sta cosa, ma... Se io le tiro giù... Ah, giusto. Ma mi sono rifatto quando il direttore... Ah, no, proprio... Son di metallo, ok. Là, hanno fatto ora che ci penso. Oddio. Oh signore Dio. Decide di arrivare. Qua, prima ancora di conoscere voi due. Ma sì. Ostrega. Ok. Ostrega. Un pezzo grosso. Stava ancora scalando le gerarchie criminali. Procurai al suo capo alcune xilografie trafugate dal Giappone. Era un appassionato dell'epoca Shogun. Alcazar. Che simpatico ragazzo. Che tipo era? Ok, abbiamo trovato un altro posto. Raga, ma quanti cacchio di posti ci sono? Va così, oh. No, qua sento puzza di... infatti, guarda un po'. Quanta gente c'è? Non è che tipo questa... Occhio! Non sembra fidarsi molto di noi. Occhio! No! Cos'è stato? Qua l'ho rischiata abbastanza anche. Qui niente.
Non... Meno male che non ci vedi. Ok, viene dalla mia parte. Dici che possiamo fare una cosa del genere? Ma che... Sì. Ok. Parla, mio amico. Ok, ha visto che... Vediamo. Preso. Le. Via due. Ok, passiamo sempre da dito, ragazzi, che... Tra virgolette sembra sempre la mossa migliore. Ostrega, ostrega. Proviamo? Proviamoci! Madonna! Bravissimo! Oh cacchio, oh cacchio, oh cacchio. Oh cacchia, raga. Ok. Ok, si è girato. Io ne approfitto, ok? Approfittiamone. Un momento. No, ti prego non farlo! Ok. Dimmi che sono finiti. Non sono finiti. Ne manca uno. Due. Forse tre. Oddio. Oh santo! Figa che mel non è da che gli ho tirato nel mento. Credo siano finiti. Wow. Ok, visto che in teoria quando troviamo... Ecco, infatti. Quando troviamo questi posti ci sono dei detonatori, detoniamo. Boom, baby! Ho sempre sognato dirlo. Vediamo un po'. C'è qualche cosa di interessante? Un tesoro. Va bene. Pensavo un altro stemma figo. Che appunto ci diceva di chi fosse questo avamposto. O forse c'è. Forse è all'interno e io non ci sono andato e quindi non l'ho visto. Vediamo un po'. No. Ok. Va bene. Bene. Proseguiamo. Quindi adesso ci siamo, penso, allontanati dall'obiettivo principale. Quindi torniamo indietro e... Dicevi? Torniamo sulla strada maestra. Beh, oh santo Dio. Presi i soldi e tagliai la corda. Ecco. Giusto per non smentirti mai, Sally. Colpa mia. Sì, sei l'unico che guida, ovvio che colpa tua. Sentiamo. E ha un volante incastrato. Ok. Questa si chiede. Ehi, ti ha ficcato di quel. E nei pirati al cuore. Non lo so, ma mi sta facendo girare le palle. a me fa brutto. Non costringermi a farti scendere. Ok. E cos'è? Scendiamo, di sicuro c'è qualcosa. E infatti... Parte. C'è per caso... Wow. Ah, una torre di segnalazione. Ok, vedo che c'è qualcosa di davanti. Quindi Sally, se ti dai una mossa... La valle del... Ok. Altro fan. Ragazzi, vedo un'altra torre dopo la collina. Anch'io la vedo. Oh, santo. Saprei. Paletto. A quanto pare siamo arrivati per primi. Eh sì. Occhiate in giro e ripartiamo. Che ne dici del ponte levatoio, Nathan? È un po' fuori luogo. Ma se costruisci un ponte levatoio significa che protegge qualcosa. Esatto. Per esempio un tesoro pirata? Mi spiace ragazzi, ma io devo esplorare. Quindi esploriamo assieme. Saliamo? No, troppo... Ok. Perfetto. Buona idea. Ok. Ragazzi. Tranquillo, Sally. Dopo quattro giochi non hai ancora capito che sono una belva nel salire. Le cose. Esatto. Vero, sono una belva nel salire. Ah, ok, di qua. Vabbè, ci si può sbagliare. D'accordo, do un'occhiata quassù. Esatto. Infatti immaginavo che non fosse così facile. Ok. Ragazzi! Appena oltre il ponte c'è una torre enorme, più grande delle altre. Bingo. Oddio. Lo sto per fare. Eccolo lì. Ostrega che legnata. Ragazzo, stai bene? Sì. Tutto ok. Tutto bene.
Sì. Ok. Ah, ok. Ok, devo spostarla qua. E penso metterla. Sì, qua. Di sicuro. È sicuro proprio. Ok, eccoci qua. Giriamo la manovella. Scomodatevi, eh. Così in teoria dobbiamo andare tutto ok. Sì, beh, la manovella è una sola. Sai com'è? Stai andando bene, ragazzi. Grazie, adesso. Ecco. Vacca merda. Scusate, ma io targhetto prima che non si sa. No. Sì, qua sarebbe tipo sezione da far esplodere il mondo. Però il problema è che sono abbastanza inculenti i nemici in questo Uncharted. Quindi potrebbero incularmi in modo molto sadico. Ok. Oh santo Dio. Ah, simpatici. Oh, cacchiarola. Ok, vanno di là. Salta. No. Sallei, che caspita faccio? Ok, devo essere fulmineo? Tipo così? Non mi hai visto. È l'erba alta, sono un velociraptor. No! Cazzarola, mi hanno visto! Eh sì, però venga giù! No, non viene giù. Ok, ci hanno visto stavolta. Boom! Calcio in faccia. Ah! Me lo ricordavo troppo. Ok, quindi abbiamo una K47. Cerchiamo di usarla al meglio. Ora, sta... Ah, ok, quindi se... Quindi, se non ti avvistano al primo colpo... Puoi scappare! Figata! Uomo a terra, uomo a terra! Sì, però, vieni un po' più avanti. Sappiamo che sei lì fuori! Beato te. Guarda quello cecchino. E due... Dove sei finito? No! Ok. Siamo a due. Però gne di più. Vabbè, ma mi state odiando voi. Dobbiamo stare. Realmente mi state odiando. Oddio quanta gente. Di uccidere in silenzio. Ok, eccone uno. Vabbè, ma mi odiate davvero voi altri. Porco diesel. Non è che per caso se io tiro una granata molto bella così. Ok, c'è qualcuno, ma mi avete visto dove sono? Sì, cioè proprio tranquilli mi hanno visto. No, sì. Grazie macchina, non volevo. Ok, cerchiamo di salire ed eliminarli in modo molto faigo. Ti troverò e comunque anche se non vorrai. No. Un momento. Salve. Cioè, va bene, ok. Non l'avevo fatto visto. Nulla. Allora, mi senti? No, che cacchio faccio? No. Preso. Due. Cos'è? Questo sale. Ci sei? Preso. Bene. Sarebbe stata una figata se si rompeva la staccionata. Devo essere davvero cosa... Oh, cacchiarola. Non l'ho preso neanche se volevo. Sì. Salve. Tracchete. Via la giugulare. No. Qualcuno l'ha fatto fuori. Cosa? Dove? Siamo soli. Perché? Ah. Beh, ottimo. Diciamo che faccio così. Esatto. Vai un altro. Sam, voi altri non fate un tubo? No, giusto per sapere, perché così mi regolavo un attimo la cosa del fare le cose, perché voi non fate le cose. No!
Sì, deve essere qui. No, no, tranquillo, non c'è nessuno. Davvero? Cioè, puoi stare tranquillo. Esatto. Aspetta. Voilà. Quello era un China Lake, ma per il metodo di... quella tipologia di gioco che utilizza non è molto buono, diciamo. Ok. Preso. Dai che forse riesco a segarlo da Dio. Bellissima azione, Frost, davvero. Toh. Ok. Abbiamo liberato la zona? Sì, no, forse quando? Andiamo prima che arrivino altri mercenari. Perfetto. D'accordo. Ora abbassiamo questo ponte. Ok. Sì. Vado subito. Saliamo. Ok. Saliamo ancora. E abbassiamo questo ponte. Ok, riproviamo. Siamo imbattuti in qualche piccolo problema, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Su, 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 dai, questo ponte levatorio. Ormai si è fatta notte. Ecco, ciao ponte levatorio. Perfetto. Diciamo che... ah no, devo guidare per forza io. Non avete la patente voi. Ok, va bene. Tutti sulla Jeep. E andiamo dall'altra parte. Ovviamente facendo non poco casino. La nostra avventura sta per finire. Se lo dici tu. Però di solito quando parli te, Sam, porti un po' sfiga. Non vorrei dire, ma c'è più. Ok, dirigiamoci di qua. Scusate, stiamo attraversando una leggera turbolenza. Non per essere pigno, ma con tutti i soldi che Avery ha speso per le torri, poteva mettere una miniera. Sì, effettivamente. Ok, sì, ovviamente. Quando vedo delle scale... no, no, Nate, volevo prendere semplicemente il vericiallo. Quindi, prendiamo il vericiallo. Andiamo a legarlo sull'albero maestro. E... la metà. La metà di cosa? Andiamo su. Vacca boia, ragazzi, che ambientazione. Che ambientazione. No, io lo giro così perché... vabbè, ma gira sempre intorno a quel masso. Ok, andiamo. Io sono preoccupato però per quel masso. Cioè, è proprio... è in mezzo alle barre. Oddio. No, 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 no. Quel masso lì mi preoccupa un bordello, raga. No, non mi fa neanche andare su. Oh no. No, 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 no. No, no. Niente panico. Niente panico. No, 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 no. Ragazzi, ma quanti cliché di Jurassic Park c'hanno? No. Ecco, giusto perché lo stavo dicendo. Wow. E qua, cioè sì, dai, qua è quando c'è il camion che sta per cadere giù dalla scogliera e devono tirarsi su. Sono stato meglio. Tiraci fuori, ragazzo. Che figata. Ave Maria, prima di grazia al Signore. Quest'altro che dice l'Ave Maria. Piano sta funcia di minchia, io vado su tipo a razzo. Oh, ok. Divertente, no? Fortuna Sally che non serviva sto cacchio di verricello. I nostri sacerdelli. Ok. Già c'è un ponte traballante, aiuto. Fatene una tragedia. Aiuto. Sì, vabbè, ciao. Ostriga, 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 Gaza, Gaza. Per una volta è andata nel mondo giusto. Sì, sì, certo. Deluso. Beh, quasi. Ora, troviamo il modo di entrare. Beh, penso che ci sia un unico modo, guarda. Oh, che bella. Sta ripresa in grand'angolo della torre. Molto... poi equilibrata da Dio perché era centrale. Beh, qui non si passa. No, no. E lì di sicuro va esploso perché ci scommetto quel cuore. E infatti... ottimo. Ok. Vediamo cosa abbiamo qui. Ah, ok. Sembra esserci qualcosa. Sam? Sì. Diamoci dentro. Ok. Perfetto. Un muro. Però un muro fragile, diciamo. Al diavolo. Vediamo. Bene, andiamo.
No. Barilotti. Aha. Attento con quella roba. Me lo stai dicendo? Attenzione. No, volevo sparare. Vabbè. Boom baby, lo stesso. Ottimo. Perfetto, la play qua effettivamente sta cominciando a dare segni di debolezza, ovviamente. E apriamo questa porta. Cancello. Ok. Brigatevi voi due. Abbiamo già perso. Ma aspetta. Sì, Sam, appunto, figa, vai piano. Mi sa che bisogna scendere. Di qua. Ok. Per lui la posta in gioco è alta. Beh, anche per noi, fidati. $400,000 in monete d'oro pirata fanno gola a tutti. Che brutta sensazione. Molto brutta sensazione. Oh no, i ragni del 3. No. Cos'è quella cosa? Ok. Siamo. Wow, magnifico. Porco diesel, che bello. Tesori. Ehi ragazzi, arriviamo. Vacca belva, guarda lì. Ma che bello. Vieni a vedere. No, è Sandisma. Sandisma. Ovvio. Chi si rivede. Allora, cosa abbiamo? Altri sigilli. Qui c'è il buon Avery, Thomas Tew, e questo è di Adam Baldridge. Qui c'è Joseph Farrell e questo è Richard Watt. Ok. Capitani pirata. Forse la tua teoria del fondo comune dei pirati non era così assurda. Bene, quindi dimmi qual è il trucco stavolta. Dobbiamo premere un pulsante, tirare? Forse un braccio o... Proviamo. Forza. Ragazzi, quando avrete finito di molestare il povero Sandisma, c'è qualcosa che dovreste vedere. Il trapezoide è chiaramente il vulcano. La corona è King's Bay. Questa è una mappa, signori. Victor, sei un fottuto genio. Nate? Un genio. Sì. Quindi se noi siamo qui, questa torre corrisponde al sigillo di Avery. Esatto. Ok, allora gli altri sigilli devono essere le torri dell'epoca di Avery. Beh, insomma, il tesoro sarà in una di queste, no? Sì, ma quale? Io conto 12 torri. Ehi, Victor. Non hai iniziato a fumare sigarette, vero? A quanto pare non siamo i primi. Attenti a Flo! Orco diesel orco. Le... Giù. Ragazzi, no. La testa. Il punto debole è sempre la testa, ovviamente. No. Vacca bestia. Cioè, mi volevi far saltare in aria? Che stai facendo? E un altro. E in fondo, raga. Se magari ti sposti, potrei riuscire a colpirlo. Ho detto potrei riuscire, non ho detto che ce la faccio per forza. Ho finito i colpi anche. Che bella cosa. Forza, per Dio. Ok, pistola a raffica, forse c'è. Non è male, dai. Oddio. Vabbè, ostrega. No, vabbè, ciao a tutti, ragazzi. Salve a tutti quanti, aspettiamoci un po'. Oh, aiuto. Sì, vabbè, anche io però. In testa, Frost, in testa. Taccagli. Stavo per davvero. No. Vacca bestia. Finti colpi. Ovvio. Ti pigli una granata di maroni. Boom. E poi ti prendo a schiaffi. E danno. Ostrega. Vabbè, ma siete simpatici però, cazzo. State lanciando granate su cose. No. Shot. Mi stia lontano lei, troppo amorevole. No! Nei coglionazzi, però. Tu mi hai rotto letteralmente le ba... Ok,
Ok, hai cambiato posizione. Sei evidentemente un porco. Dove stai? Ostria. Dema su. Dema su. No. Ah, come... va così, oh. Ok. Ti ho messo a sedere, stronzo. Ne manca uno, raga. Ah no, ok. Figa, speriamo. Cioè, mi hanno tipo fatto esplodere la casa, qualunque cosa. Sam, sì, sono qui. Ok. Che cacchio stai facendo, Sam? Amoreggi? Che fai? Cerco confermi a un sospetto. Merda. Guardate qui. Fammi vedere anche a me. Grazie. Ah, grazie. Avevano capito tutto delle torri. Luoghi, sigilli, strutture. E adesso? Adesso? Siamo fregati, ok? Perché siamo in tre e loro chissà in quanti saranno. E sono in vantaggio. Sì, ma non hanno ancora scoperto la torre giusta. Che culo, Nathan, neanche noi. Invece sì. Guardate. È un po' consumato. Lì corrisponde. Sei sicuro? Perché potrebbe essere anche questa. Oh, merda. Ad ogni modo... Orco diesel. Bene. Io vado in questa torre. Tu e Sally andate all'altra. No. Ormai gli uomini di Rafe le avranno occupate tutte. Esatto, quindi se vogliamo recuperare lo svantaggio, dobbiamo dividerci. No, Sam, aspetta un attimo, ok? Ha ragione. Sono alle estremità opposte di Kings Bay. Oh, cazzo. Se ti imbatti in quei buffoni della shoreline ci chiami, intesi? Ci si vede. Dai, Nate, muoviamoci. Sì. Ok, ragazzi, concludiamo qua il 10° episodio. Grazie di essere stati con me e se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, magari un commento. Noi ci vediamo al prossimo episodio che sarà il capitolo 11. Ciao a tutti!